Con la testa alla Coppa Italia, la gara con il Messina, il Giulianova, privo del suo giocatore di maggior talento Di Paolo, perde una partita rocambolesca al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio. Una ripresa in colore degli abruzzesi è bastata così al volenteroso 11 romagnolo per ribaltare il punteggio e incamerare un successo preziosissimo con la squadra di Galloppa, ora meno 3 dai giallorossi. Grandi recriminazioni al 91esimo in casa abruzzese per la direzione arbitrale di Bonacina di Bergamo. Dopo un avvio equilibrato al primo vero affondo, gli abruzzesi passano, punizione dalla tre quarti di Del Grosso e palla in area romagnola dove c'è De Fabritis che di testa in mischia sorprende tutti mettendo la palla in rete. Festa grande per i supporters del Giulianova presenti al Valentino Mazzola al seguito della squadra di mister Bolzan. Al 21esimo proteste giallorosse per un contatto in area locale fra Ragone e Torelli che termina a terra e con l'arbitro che va però ad ammonire l'avanti abruzzese per simulazione. Il Sant'Arcangelo cerca di reagire ma la buona volontà non basta ai gialloblu per arrecare seri problemi dalle parti di Pagliarini fino al 28esimo quando De Cerchio dei 20 metri mira l'angolino sfiorando il palo di sinistra della porta ospite. Ma il Giulianova è spietato e alla vera seconda sortita offensiva trova il raddoppio con Tozzi Borsoi che inventa e lancia Lenart che davanti al Ragone non sbaglia per il 2-0. Per la squadra del presidente Bartolini la gara si mette in discesa con Lenart pericoloso poi anche al 38esimo con un tiro cross che fa correre un brivido nell'area romagnola. Nella ripresa prima emozione al secondo con Corvino che su punizione dal limite chiama la parata a terra Pagliarini. Al sesto De Cerchio in area giuliese cade a terra in un contrasto di gioco che sembra regolare e con il direttore di gara che tra lo stupore generale assegna però il penalty che lo stesso De Cerchio trasforma con Pagliarini che può solo intuire. Gara che si riapre al Valentino Mazzola dove i locali si rianimano riprendendo ad attaccare trovando al 20esimo anche con Falomi entrato in campo da qualche minuto la rete del 2-2 con l'ex pescarese che di testa su cross di Fabbri sul secondo palo mette la sfera alle spalle del portiere giallorosso. Ma la gara non è finita visto che al 38esimo Fuschi appena entrato sul campo entra in contatto in area abruzzese con Falomi che termina a terra. Per il direttore di gara bergamasco è ancora rigore con l'ex pescarese che non sbaglia per il 3-2, incredibile ma vero, con il Giulianova prima in vantaggio per 2-0 e ora sotto per 3-2 è costretto nel convulso finale ad attaccare alla ricerca del pareggio che però non arriva per la delusione dei tifosi giallorossi che abbandonano anticipatamente gli spalti e la rabbia di Del Grosso e compagni con l'espulsione a gara terminata di Tozzi Borsoi per proteste. Direttore, come si può spiegare questa sconfitta? Si spiega con le ilarità e i sorrisi della gente che è scesa dalla tribuna che giustamente oltre all'esaltazione per la vittoria della propria squadra c'era gran parte di goduria per quello che è riuscito a fare questo arbitro che è una cosa incredibile, nel calcio poche volte si riesce a verificare che un arbitro determini le sorti di una partita, cioè nel primo tempo nega un rigore sacrosanto su Torelli, assolutamente visto da tutti, riesce a munirlo e nel secondo tempo dà due rigori con assoluta certezza quando il primo non lo hanno reclamato neanche gli atleti stessi, quindi un rigore che ha visto solo lui, ha riaperto la partita, giustamente questa squadra ha ripreso coraggio, lì noi abbiamo perso un po' di lucidità e di concentrazione. E sulle ali dell'entusiasmo una squadra ha trovato il secondo gol però poi la cornice l'ha messa sempre l'arbitro perché io trovo che veramente sia scandaloso quello che poi lui abbia realizzato perché voglio ricordare anche una ammonizione su un fallo subito da Tozzi Borsoi che subisce un fallo e viene ammonito e conseguentemente a una sua discussione con l'arbitro stesso in uscita negli spogliatoi ancora nuovamente ammonito ed espulso. Quindi il danno oltre alla beffa, io credo che questa sia una cosa inaccettabile perché qui non è stato il calcio che ha avuto la ragione ma ci sono state altre cose che veramente fanno male. Giulianova non ha fatto molto poco, Giulianova ha fatto niente nel secondo tempo, abbiamo creato troppo poco per quello che possono essere le qualità di questa squadra qua. Di sicuro io ho le idee molto chiare e io a questa squadra le possono mancare tutti i giocatori tranne Di Paolo, perché questa squadra qua non ha più attaccato la profondità al secondo tempo. Il primo tempo abbiamo,
abbiamo provato a giocare e siamo arrivati a creare quello che abbiamo creato giocando palla. È normale che dopo l'avversario ti prende le misure, a quel punto là diventi prevedibile perché vogliamo tutti la palla addosso, e questo è un calcio che io non condivido, che non so fare. Io, per come vedo il calcio, a me non mi interessa palleggiare per palleggiare, quindi per me la profondità è l'essenza del calcio per provare a vincere le partite, cosa che noi oggi non assolutamente abbiamo fatto.